Si è svolto domenica 4 agosto la terza tappa del Giro della provincia di Varese. Ad organizzare la prova è stata la GS Jerago. Abbiamo visto le immagini dall'alto del paese di Jerago, dove è andata in scena la terza tappa del Giro della provincia sotto l'egida AXI, valevole come secondo trofeo comune di Jerago per le categorie amatoriali. Ora è inquadrato il presidente del comitato provinciale, Mauro Vanoni. Giro della provincia, che vede al comando per la categoria G2, Massimo Valsesi al centro del teleschermo con la maglia azzurra, a sinistra con la maglia viola Davide Bellato, primo tra i gentleman 1, e a destra maglia rossa del primo in classifica dei veterani 2, Mirko Pinton, portacolore della News Ciclismo, che precede Davide Nardello, sempre della News Ciclismo. Nardello con solo 2 punti di svantaggio. I primi a partire nella mattinata di domenica 4 agosto sono stati le categorie veterani 2, gentleman e super gentleman. Hanno percorso 7 giri del tracciato, che misura poco più di 9 km per una totale di 65 km. Nella seconda parte di questo nostro servizio dedicato al Giro della Provincia seguiremo le categorie junior, senior e veterani. Con le immagini ci siamo portati al terzo dei 7 giri in programma. Vi sono 2 corridori al comando, Daniele Nardello, portacolore della News Ciclismo, e Gianluca Vezzoli, tesserato per la B&B Cycling Team. Già al termine del primo giro, questi 2 corridori sono al comando. Ora l'inseguimento in terza posizione, abbiamo visto il leader della Generale, Mirko Pinton, anche questo corridore tesserato per la News Ciclismo. Pinton leader della Generale per quanto riguarda i veterani 2. 40 sono i secondi di ritardo per il corridore in terza posizione, che precede di pochi metri tutto il resto del gruppo al passaggio nel centro di Jerago. Nardello e Vezzoli sempre al comando. Passaggio sul rettilineo d'arrivo, siamo alla suona della campanella con Nardello in maglia arancio New Ciclismo, in questo momento al comando fare l'andatura. Alla sua ruota Gianluca Vezzoli, questi 2 corridori sembrano ormai imprendibili, 50 sono i secondi di vantaggio a meno di 9 km dalla conclusione, mentre transita il gruppo al suono della campanella. Conclusione del secondo trofeo comune di Jerago, valevole come terza prova del Giro della Provincia di Varese per le categorie amatoriali. Non c'è volata tra Nardello e Vezzoli, che vincono rispettivamente tra i veterani 2 e tra i gentleman 1.
Nardello vince la gara e toglie la maglia di capo classifica al compagno di squadra Mirko Pinton. Questi due corridori gareggiano nella categoria Veterani 2. A 40 secondi dal vincitore arriva il gruppo, regolato da Marco Vallante, che precede Davide Pertegato, Mirko Pinton, Simone Caccia, Bruno Marini. Ottava posizione per Davide Bellato, nono Alessandro Speroni e in decima posizione Fabio Ghilardini. Apriamo la seconda gara in programma con la maglia verde di leader della Generale, che è sulle spalle del portacolore della GC Argentario. Siri Guardana primo tra i senior 2, mentre il primo in classifica per quanto riguarda gli junior è Marco Colombo in maglia arancio, portacolore della Ternatese. Infine il leader dei veterani 1, Alessio Tosatto, portacolore della New Ciclismo. Siamo alla partenza della seconda gara per le categorie junior, senior e veterani. 8 giri da compiere per un totale di 70 km. Prima della metà gara se ne va in solitaria Federico Villella. Con le immagini ci siamo portati alla conclusione del sesto degli 8 giri in programma. Villella al comando, il suo vantaggio supera i 45 secondi. Alle sue spalle transita un gruppetto di 5 corridori e precedono di 100 metri tutto il resto del gruppo. Gruppo che transita con un ritardo superiore ai 50 secondi a 18 km dalla conclusione. Con le immagini ci siamo portati sul rettilineo d'arrivo, conclusione del secondo trofeo comune di Arago per le categorie junior, senior e veterani. Federico Villella riesce a mantenere ancora un residuo vantaggio che gli permette di vincere la gara assoluta. In seconda posizione Marco Ebbene, terzo Cristian Corti, quarto Alessio Tosato, in quinta posizione Mauro Cesana, sesto Luca Carlini. Dopo 30 secondi dal vincitore arriva il gruppo, regolato da Marco Slenghi in settima posizione e precede Mirko Malvestio, Flavio Baggio e in decima posizione Matteo Speroni. Ciao a tutti amici sportivi del Varesotto, oggi ci troviamo a Arago per la terza o quarta tappa, perché una è stata, dovrà essere recuperata, del giro della provincia per amatori. Siamo con Federico Villella, ciao Federico. Buongiorno a tutti. Allora, appena finito la gara, è freschissimo, una gara sempre condotta davanti in solitaria, come mai? Sì, diciamo che ho voluto fare la corsa dura fin dall'inizio, in quanto mi sto allenando e preparando per altre gare più importanti, diciamo a livello non per svinire il giro, ma più lunghe, più impegnative. La corsa diciamo che era adatta alle mie caratteristiche, in quanto il percorso era molto mosso e anche in discesa bisognava un po' rilanciare l'andatura, quindi ho tentato l'attacco fin dall'inizio con vari compagni di fuga e poi qualcuno è saltato, qualcuno è rientrato e poi nel finale ho fatto un attacco agli ultimi tre giri e sono riuscito a mantenere il vantaggio
fino all'arrivo, diciamo. Allora, facciamo il punto della tua situazione, della tua carriera, per chi non ti conosce. Allora, Federico Villella, 33 anni, mi hai detto, ma raccontaci un po' la tua carriera. Praticamente ho iniziato sin da piccolo a andare in bicicletta, da giovanissimo, diciamo, passando per tutte le categorie fino ad arrivare ai dilettanti, nei quali ho militato 6 anni in varie squadre. Poi per vari motivi ho smesso e ho ricominciato dopo 3 anni a livello amatoriale tramite un mio amico, che lo menziono, Gianfranco Pavanello, che è stato uno plurivittorioso anche lui a livello amatoriale. Diciamo che mi sono trovato bene fin da subito, a livello amatoriale comunque ci sono tanti amici e comunque non si... ci si scontra, ma c'è sempre amici anche dopo corsa, quindi mi trovo molto bene. Dove potrà arrivare Federico Villella? Ma diciamo che spero di arrivare in alto, nel senso che quest'anno sono passato dalle corse circuito come queste a fare molte più gran fondo, in quanto mi hanno chiamato nella squadra dove milito adesso, dove mi trovo molto bene, in Colnago. Diciamo che il mio obiettivo è il campionato del mondo gran fondo a Poznan, che si svolgerà il 1° di settembre. Allora, ti facciamo innanzitutto un bravo per oggi e Grazie. Per tutte le gare che hai vinto quest'anno. E un grande in bocca al lupo per quello che sarà il tuo obiettivo di quest'anno, che è il campionato del mondo a gran fondo. Sì, vi ringrazio a tutti e speriamo che vada tutto per il meglio. Bocca al lupo, ciao. Grazie, ciao a tutti, ciao. Amici sportivi del Varesotto, siamo a Ierago in occasione di questa gara ciclistica amatoriale, giro alla provincia, 4ª tappa, con Alessandro Locatelli. Ciao Alessandro. Ciao, ciao a tutti. Ricordiamo, presidente del New Ciclismo, che è una delle squadre più importanti della nostra provincia per quanto concerne questa categoria amatoriale. Facciamo un po' il punto della situazione, Alessandro. Un'annata fin qua mi sembra ricca di soddisfazioni. Ma veramente ricca di soddisfazioni, di successi, in un clima veramente di amicizia. Anche adesso un attestato di stima da parte di alcune squadre avversarie, tra virgolette, perché siamo tutti amici, e ci facevano i complimenti per come la squadra è ben amalgamata, strutturata, e così arrivano anche i risultati. Oggi per esempio Daniele Nardello ha vinto, ieri ha vinto Alberto Cristiano, quindi anche dal punto di vista dei risultati agonistici arrivano. Per quel che riguarda il punto della situazione, devo ricordare i 2 eventi che ci sono stati. Uno, quello in Centro Varese con la Night Row Contest. Bellissimo. Una gara fantastica con un grandissimo numero di partecipazione. Poi l'altro evento che ci ha visto direttamente coinvolti, la 100 km del Lago di Varese. Una gara che è stata veramente sentita, molto combattuta, partecipata. Posso dire, scusami se ti ho bloccato, all'inizio stagione, che non è proprio facile mettere in piedi queste manifestazioni. Esatto, era il 3 marzo, lo scopo benefico è stato raggiunto al 100%, perché abbiamo avuto il piacere di donare 5.130 euro, cioè tutto il ricavato della gara. Questo grazie anche a tutte le altre società varesine che hanno aiutato, alla Binda, alla società di Croce della Valle, alla Borsanese, alla Ternatese, Ierago, che oggi è organizzato qua. Tutte le società, il comitato AXI di Varese, tutte le società sono state in prima linea per aiutarci, per far sì che questa manifestazione andasse bene. Vuol dire che il messaggio era di quelli giusti? Il messaggio era di quelli giusti e sicuramente lo ripeteremo. Le ambizioni sono sempre tante e proveremo per l'anno prossimo a organizzare il campionato italiano AXI di tutte le categorie su un percorso
stracollaudato, che era quello dei mondiali professionisti del 51. Nel 2008 i dilettanti su quel percorso hanno fatto la cronometro, vinta da Malori, e vorremmo riproporlo per il 2020, diciamo a chiusura di questi 10 anni di New Ciclismo, una festa per noi e per tutti i ciclisti. Vorremmo che fosse una grandissima e bella manifestazione, il percorso tecnico si addice a corridori preparati, ma non esclude anche gente che magari non è così allenata, però su un percorso di 20 km da ripetere 3 o 4 volte a seconda delle categorie c'è la possibilità anche per i meno allenati di poter stare in gruppo e giocarsi le proprie chance. Ma soprattutto Varese e il Varesotto, sempre più terra di ciclismo. Certo, Varese e Varesotto, sempre più terra di ciclismo. Adesso c'è questo giro della provincia, diciamo dal punto di vista amatoriale un po' meno, un po' di più, giusto, fortunatamente, diciamo, per esordienti, allievi, juniores, tutte le categorie giovanili che sono il futuro del ciclismo. Senza i giovani andrebbe tutto a sparire. Poi chiaramente al professionismo ne arrivano pochi, quelli che smettono da una parte verranno da noi e a rimpinguare, diciamo, questo mondo che sta un po' invecchiando. Grazie Alessandro, buon lavoro e grande questo bello obiettivo per il 2020. Ciao. Ciao. Con Mirko Pinton, ciao Mirko. Ciao, ciao. E con Daniele Nardello, ciao Daniele. Ciao a tutti. Allora, Mirko, volto noto del ciclismo locale, in quanto sei stato prima un grande dilettante, ti ricordiamo vittorioso tante volte alla Bustese, poi piano piano passano gli anni, ma sei sempre super competitivo. Sì, diciamo che ho sposato la bicicletta, sono sempre andato in bicicletta da 6 anni e ancora adesso in queste gare qua mi piace fare gare tutte le domeniche, diciamo. Sei partito che avevi la maglietta di leader, poi com'è andata? Sì, oggi avevo la maglietta di leader e niente, adesso la maglietta ce l'ha il mio compagno di squadra Nardello e niente, adesso vediamo di vincere questo giro qua, o lui o io o nessun altro. Questo già vi fa capire il tipo di clima che si viene a verificare, molto amichevole. È così, Mirko? Sì, siamo tutti degli amici così. Penso che sarei più contento, Nardello me la lascerebbe più volentieri a me la maglia piuttosto che vincerla, ma questa volta dovrà fare di tutto per vincerla lui anche se può. Allora, Daniele, volto notissimo, è stato uno dei più grandi professionisti degli ultimi 20 anni, lo possiamo dire tranquillamente. Beh, mi sono difeso, dai, ho vinto le mie corse. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, giusto per scambiarci delle opinioni. Tu sei uno dei corridori italiani che al Tour de France andava benissimo. Ma sai, il Tour è un giro dove comunque ci sono salite da passistoni e ho fatto per 3 anni classifica, sono sempre arrivato nei 10, poi alla fine bisogna scegliere, o perché comunque per preparare una gara a tappe è molto impegnativa e alla fine, dopo 3 anni, nei primi 10 ho preferito puntare più sulle classiche. Sei stato anche campione italiano professionisti, giusto? Allora, ma che differenza c'è tra vincere un italiano con i professionisti e vincere oggi a Ierago? Vabbè, sono due emozioni diverse, però sai, quando si vince è sempre bella e non è mai facile, perché anche nelle categorie amatoriali bisogna andare forte, perché non sono qua dietro, come si dice, a prendere le farfalle, perciò hanno una bella gamba e per vincere comunque bisogna andare forte. Anche tu come Mirko, ma sei innamorato della bicicletta? Diciamo sì, è la mia vita, ormai vado ancora tuttora, faccio lavoro per l'azienda, per Assos, faccio il tester, perciò tutti i giorni in bicicletta, e perciò che poi posso dire che è un lavoro che adoro, faccio una cosa che mi piace e perciò penso che oltre a essere felice anche essere fortunato a fare ancora un lavoro che mi piace. Questo è una cosa incredibile per l'essere umano, poter fare quello che gli piace nella vita, sì. E tu sei uno di questi. Non è una cosa da poco, sì, è vero. Termino così,
Allora, adesso ci sarà il recupero di una tappa che non ho fatto, ma tu pensi di venire qui a difendere la maglia o Mirko a questo punto se... Cioè, cosa facciamo con Mirko? Beh, la cosa più importante è che venga a casa e la maglia rimanga nel mio ciclismo, però se vince Mirko sono più contento e speriamo e partiamo per fare questo. Ma tu Mirko ti fidi di queste parole? Sì, arriva qua? No, mi fido, potrei mettere la mano sul fuoco, però no, mi fido perché lo conosco da tutta la vita, diciamo, e, però bisogna vedere come va la corsa, ogni corsa ha la sua storia e vediamo anche le mosse degli altri avversari. Allora io concluderei qua, è stato un bel siparietto con due grandi atleti, a prescindere dall'età si vince, per vincere bisogna allenarsi, bisogna fare la vita d'atleta, mi sembra di capirlo anche da Mirko che non bisogna lasciare nulla al caso e il caso dice che per essere competitivi bisogna essere sempre vita sana. Uno stile di vita particolare. Questo è tutto, amici sportivi, seguite sempre il ciclismo, Pianeta Sport, alla prossima, ciao. Ciao, grazie. Ciao.